impossibili. Giorgio Manganelli incontra Tutankhamon. Lei mi scuserà, io non so davvero come rivolgerle la parola. Lei ritiene di dovermi rivolgere la parola? Per questo ho affrontato un viaggio singolare, insieme ipotetico ed arduo. Un viaggio ipotetico ed arduo. Queste parole hanno un suono grave e familiare. Perché vuole parlarmi? E come vorrebbe rivolgersi a me? Lei è stato sovrano, dunque mi sarebbe legittimo chiamarla maestà. È stato sacerdote e dovrei usare un termine come beatitudine, santità, non so che altro. Ma vede, del suo mondo a noi è giunto molto, ma non tanto da farci sapere che voleva dire allora essere vivi. Lei come mi conosce? Intendo dire, io sono per lei un sovrano, un sacerdote, un mago, un generale, un artista. La sua sorte è stata singolare. Per noi lei è un morto. Non sappiamo perché, ma un morto illustre solo in quanto morto. Sebbene della sua morte non sappiamo nulla. Credo che sia appunto così. Io sono un morto famoso, ma solo in quanto morto ho conseguito il diritto di esistere. Eppure, lei ha avuto una vita breve ed intensa. Ha combattuto il dio sole di Eknaton, ha riportato l'Egitto ai suoi vecchi dei, gli dei di Tebe. Non le sembra di esagerare? Io sarei un sacerdote guerriero, un bellicoso prete dei vecchi dei, un vindice dell'antico contro il nuovo. Avrei avuto un'esistenza teologicamente intensa, non è vero? Forse il mio destino era di fare il giurista teologico, discettare e distinguere, argomentare, annotare sui miei papiri le leggi e i compiti delle divinità. Sarebbe stato un gioco elegante e taciturno, un intrico di geroglifici, di graffiti. Ma non andò così. Non sono stato un teologo. Sono stato un bimbo ubbidiente. Sa quanti anni sono morto? A 18 anni. Ed ero faraone da 8. Un faraone di 10 anni. Mi distolsero ai giochi rumorosi dei cortili, lungo il Nilo, le passeggiate mattutine, le gite in barca. Mi tolsero di mano le navi in miniatura. Mi fecero monarca. Oggi giudicheremo tutto ciò un procedimento diseducante. Lei pensa una responsabilità eccessiva per un ragazzo, il trauma della regalità. Oh, non so, ma non direi. Fare il re era un gioco enorme, massiccio, lussuoso, di pietre gigantesche, obelischi, piramidi, disegni astratti. Il suo volto è stato inciso nella roccia, nelle pietre dure. Sì, infinite volte. Quel volto che forse lei ha visto, ma in cui appena mi riconoscevo. Di profilo e di faccia, secco, gentile, fragile. Sapevano di disegnare il profilo di un morituro. Un corpo affilato perché potessi passare tra le porte, le belve, gli scoscendimenti del nostro al di là. Un'anima lama, coltello. Un gioco complicato, tragico, ma anche un gioco sacro. I giochi dei bimbi vogliono minuscoli spazi aperti, terra da modellare, noccioli e sassolini. Il mio gioco esigeva muraglie, soffitti di legno prezioso, uomini adulti che muovevano flabelli. Talora all'inizio ridevo, poi smisi di ridere, dal momento in cui fui monarca.
cominciarono a prepararmi alla morte. Dunque è vero, lei non fu mai un sovrano come gli altri. No, assolutamente. Tutti gli altri erano stati vivi, supposti vivi, ed era stato loro concesso di avere un corpo, febbre infantili, membra mobili, vesti che consentivano loro, almeno nell'infanzia, di correre, soffitti che non alludevano alla bara. A me non accadde nulla di ciò. Venni preparato per tutta la mia breve vita all'unico scopo che fosse degno e congruo a me: la morte. Ed è in grazia della mia morte che io sono vivo, per quel che è possibile esserlo in questo luogo. 50 anni fa? La prego. È una storia ormai vecchia. E poi è tutta la mia storia, la biografia della mia morte. Dovrei dire tanatografia. Prima che la mia tomba venisse scoperta, la sola tomba intatta dei faraoni egizi, io ero pressoché ignoto. Il suo nome era quello del sovrano che era tornato al culto degli antichi dei. Ma da che la mia tomba è stata scoperta, io sono il sovrano di quella dimora lussuosa e invisibile, vero? È così. Pare un destino insieme assurdo e significativo. Perché a lei solo toccò una tomba così fastosa? Perché quella sola fu intatta? Perché la cassa d'oro, le due casse dorate, il sarcofago di pietra? Perché la sua maschera mortuaria in oro? Perché l'angoscia che dà ancora il suo nome? Quale nome? Io ebbi due nomi. Tutankhaton, quando si presumeva che continuassi a venerare il dio sole di mio zio. Non sono certo che fosse mio zio, ma è possibile, veramente possibile. Poi, quando venni strappato a quell'altare, a quella capitale che fu lasciata morire, divenni come ora mi conoscete: Tutankhamon. Dunque ebbi due nomi, perché ebbi due dei. Quando tornai a Tebe, la capitale abbandonata restò nella memoria come un gigantesco cadavere abbandonato, il cadavere mummificato e tuttavia ancora splendente del sole. Ma lei credeva sempre? Noi non sapevamo che significasse credere. Io sapevo che ero stato allevato dalle mani di un dio che era morto. Lei sa come da noi si trattavano i morti e si diventavano immobili, non più decadenti, al loro modo perfetti, coperti di oro e pietre luminose. Erano abbaglianti, ma freddi. Poiché io ero destinato a reggere la continuità di quegli splendori, quando il sole venne ucciso, rimasi esposto ai raggi di metallo di un cadavere a galla nei cieli. Fu allora che cominciai ad impregnarmi di morte. Ero minuto e sottile, ma divenne anche più esile. Il sangue mi percorreva svogliatamente, da goffo infante divenni bello della mortale bellezza degli adolescenti, e di questo i sacerdoti si avvidero. Fu dunque da allora? Non dimentichi che sono pur sempre un faraone. La prego di non dire che Tutankhamon cominciò a morire, sarebbe banale. E fra tutti i faraoni io ebbi il destino meno banale: anche vincere una guerra, sterminare un popolo sottomesso, erigere piramidi è banale a petto della mia sorte così esatta e silenziosa, diventare se stesso morto. I sacerdoti non mi condannarono a morte, mi facevano firmare le carte delle restaurate divinità e vedevano le mie mani sottili, fragili, impaurite dall'aria, guardavano le mie unghie lunghe e smorte e sorridevano ad ogni firma. Ogni volta che disegnavo me stesso, una delle perdute divinità usciva dal suo loculo tenebroso e ritornava in vita. Rancorosi avvoltoi, lamentosi sciacalli, notturni scarabei. Capisco. Nessun altro poteva compiere quell'opera magica. Nessun altro. Perché io solo
ero magico. Io solo ero in grado di offrire ad ogni divinità restaurata il sacrificio del mio corpo già saturo di morte. Ero il corpo più perfetto dell'intero Egitto. I sacerdoti si accorsero che lei era per destino il sovrano adatto a fare sacrificio di sé in onore del ritorno degli antichi dei. Potrei dire a questo modo: io ero così fittamente abitato dal Dio Sole, ma dal Dio Sole morto, che ero diventato il suo cadavere, la sua mummia. Per privilegio del mio destino, io portavo la condizione di mummia dentro di me, la scoprivo, la vivevo ogni giorno di più lentamente, casualmente, senza averne coscienza, senza scelta, senza speranza, senza rassegnazione. Per questo compresi, ero vestito di quelle innaturali vesti rigide e secche. Per questo abitavo quelle stanze senza aria. La mia casa era un sarcofago. Il monarca d'Egitto venne interpretato dai sacerdoti ed adibito ad un compito unico, un compito mortale. Unico e mortale. Nessun altro faraone ne sarebbe stato capace. Ma il prezzo non era umano. Io non ero umano. Chi altri se ne accorse, oltre ai sacerdoti? Nessuno, credo. Ma essi fecero tesoro di quanto avevano scoperto. Giorno dopo giorno, man mano che il tempo passava, ed io cominciavo ad adattarmi alla rigidezza dei miei fastosi sudari, essi mi accompagnavano verso la mia fine, la mia consacrazione. Rammento che cominciarono a mettermi in mano gioielli bizzarri, monili innaturali, suggerirmi di riposare in letti agevoli ed angosciosi. Erano gli oggetti della mia tomba. Quando venni a morte, essa era già pronta. Ora so che cominciarono a scavarla, ad accumulare quella notturna ricchezza nel mio primo giorno di regno. Quando la prima unghia si incrinò sul papiro aperto davanti alla mia mano, regnai per 8 anni, e mentre mi muovevo sempre più simile ad un'ombra per le stanze della mia reggia, nella valle delle tombe si lavorava per la mia dimora suprema. Da ogni parte d'Egitto si raccolsero oggetti preziosi. I sacerdoti furono riconoscenti. Sapevano quanto io fossi necessario, insostituibile. Accumularono oro e gioielli, tutto ciò che da luce venne accatastato nel cuore delle tenebre, dove non avrebbe mai più mandato il suo appaginante splendore. Non era che un'allegoria della morte del sole. Essi seppellivano il sole e lo circondavano di schegge di soli perché tutti assieme stessero attorno al mio corpo intatto e infecondo. Talora mi accompagnavano a vedere i lavori e lasciavano che la mia mano a caso toccasse gli oggetti disposti nelle stanze. Io ignoravo che quella fosse la mia dimora definitiva, ma mi trovavo singolarmente a mio agio. Era un luogo che mi sembrava congeniale, mi dava perfino una vaga voglia di giocare. Lo avrete notato, è una tomba disordinata, porta i segni dei miei giochi. Ma venne chiusa molto in fretta, per quel che posso capire. Lei non sa spiegare nulla di tutto ciò. Attorno a quella tomba si è formata una strana leggenda. Non poteva essere altrimenti. Era una tomba diversa. Non si trattava di chiudere una salma che aveva percorso il suo itinerario terrestre dall'inizio alla fine. Io ero già dalla parte della morte. E morendo io potevo, dico solo potevo, acquistare una nuova qualità vitale. Di quale vitalità si trattasse nessuno sapeva, ma so per certo che man mano che i segni della morte erano visibili sul mio corpo, io cominciavo ad essere temuto. Venni stretto in abiti sempre più angusti. Mi venne vietato con pretesti cerimoniali di uscire all'aria aperta, di toccare i sacri oggetti. Intanto si lavorava la tomba febbrilmente. Vennero affrescatori dal delta del Nilo, gioiellieri dall'Arabia, catalogatori, occhiuti raccolsero
Le pietre, tutte le pietre delle nostre cave, quando non si ebbe tempo di ordinare, si affastellò lettiere, cavalli di legno, posatesta, modelli di navi, tutti gli ironici simboli di una vita che mi era stata negata, che mi aveva tenuto a bada perché non la profanassi con le mie mani imbevute della sania e del sole spento e splendente. Tutta la mia vita venne buttata in quelle stanze perché la mia forza mostruosa di morto potesse infierire sopra di essa e sfamarsi per i secoli di quei simboli, di quei giocattoli, quegli oggetti. Io ero un giovane agonizzante, rinchiuso nelle stanze interne della reggia, immobile, per ore davanti agli scultori che mi incidevano nel metallo. Sospettavo e ignoravo a qual fine. Rammentavo le figure svelte e vive che si rallegravano del sole nella capitale uccisa. E talora provavo un labile odio, impotente, per quell'esercizio mortuario. Ma non mi era data altra sorte. Ma la sua morte? Si dicono molte cose della sua morte. Ho dimenticato. So che la mia decadenza sembrava infinita. Gli dèi ci avevo riportato in vita. Mi guardavano con odio perché il mio corpo era mostruosamente deformato dalla mia sorte solare e mortale. Sebbene ogni giorno scendessi verso luoghi nei quali l'oscillazione della luce era sempre più angusta, sembrava che non dovessi mai toccare il fondo. Forse io continuavo ad emettere un poco di quella luce non dimenticata. Mi sono spesso chiesto in che modo io sia morto, poiché tra me e la mia morte c'è la parete buia degli dèi restaurati. Io non posso più vedere. Sono certo di non essermi ucciso. Io ero così totalmente dalla parte della morte che uccidermi sarebbe stata una disubbidienza al mio stesso corpo. Forse venni trovato morto una mattina nel mio letto lungo e stretto, e forse svenni sul mio trono. Mi afferrai alla finta paternità di un guerriero e cessai di esistere. Molti credono che sia stato ucciso. La mia morte non mi raggiungeva mai. Può essere che i sacerdoti siano stati presi dal panico. Può essere che il mio potere, nell'imminenza della morte, cominciasse a crescere. Può essere che coloro che mi avevano usato come lo stilo dello scriba avessero capito che il mio compito era finito, che la mia estenuata ostinazione a non morire era pericolosa, giacché io ero pur sempre, ogni giorno di più, un morto che riluttava a morire, ad appartarsi. Può anche essere che il bisogno di uccidermi sia sorto improvvisamente per ovviare ad una qualche pericolosa condizione del cielo. E pericolosa intendo non solo per gli altri, ma per me, per la pertinenza del mio destino. In questo caso non credo di essere stato ucciso nella reggia. Fossi stato ucciso nella reggia, sarebbero trascorsi dei giorni in cui il mio cadavere sarebbe stato fuori e nessuno era in grado di sapere che cosa sarebbe mai accaduto, come avrei esercitato la mia potenza. Pertanto suppongo che la tomba fosse stata preparata, completata di laboratori per imbalsamare il mio corpo, e che io venni ucciso nella mia tomba, così che la mia orribile potenza fosse subito tenuta sotto controllo. Se questo è vero, suppongo che tutti coloro che lavoravano sul mio corpo siano stati uccisi perché,
inevitabilmente contaminati dalla potenza solare del mio corpo. Per allettarmi e insieme minacciarmi, venni chiuso in un sarcofago d'oro, e questo in altri sarcofaghi, e questo in casse, perché io restassi lì dentro, perduto in quello splendore che solo occhi vuoti potevano decifrare. Io credo che il mio corpo, dopo la morte, non abbia mai più visto la luce del sole. I sacerdoti ne avevano paura, comunque è certo che io venni sepolto in fretta in una tomba stupenda. Una tomba che doveva allettarmi a restare chiuso lì dentro. Per sempre. Ma 50 anni fa... Lei vuol sapere come accadde che la mia tomba venisse scoperta? Lei non crede al caso? Non so. Non è impossibile che il mio corpo avesse conservato la facoltà di inviare messaggi. Forse gli dèi nuovamente scomparsi non erano più in grado di tenermi rinchiuso. Forse volevo risorgere, diciamo. In ogni caso l'esito fu orrendo. Perché morirono gli scopritori? I sacerdoti avevano sepolto un veleno. I sacerdoti avevano rinchiuso me. Io non so perché morirono quegli uomini dalla pelle pallida. Ma esiste una disperazione dei morti. Ed i miei nervi erano letali. Non crede che se ne possa morire. Forse fu un caso. Comunque i sarcofaghi vennero rimossi uno dopo l'altro ed alla fine la mia maschera d'oro venne alla luce. Cosa accadde allora dentro di me? Mi ricordai della capitale abbandonata, del dio ucciso? Fu una storia insieme angosciosa, malinconica, infantile e grottesca. Come lei sa, la mia tomba venne spalancata ed io appunto, il fragile adolescente contaminato dal sole, venni portato in un museo. La sua tomba è la meraviglia dell'Egitto. È tutto quello che sa dire. Il successore di Echnaton in un museo, e le sue bare, i sarcofaghi, i giocattoli. Tutto è una meraviglia del passato. Quando alla sera si chiude quel museo, sapete per certo che cosa accade in quelle vetrine immobili? Niente di romanzesco. Ma mettiamo che un poco di energia ancora sussista negli smagriti corpi, nel mio. Questo corpo, questi oggetti che ora portate in giro per il mondo, nelle vostre città senza sole. Non credete che io, Tutankhamon, sia soltanto un rifiuto, un cadavere prosciugato del regno d'Egitto? Non pensate che queste mie labbra infantili e grinzose, senza acqua da millenni, potrebbero muoversi lievemente per chiamare dietro tutte le nebbie e i miasmi di cui vivete quel cadavere immortale tondo nel cielo? Sono morto a 18 anni! Forse non ho consumato la mia voglia di giocare. Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Giorgio Manganelli con Tutankhamon. Tutankhamon era Carmelo Bene. Regia di Sandro Sequi.